Squilli di trombe e suono delle campanelle hanno ufficialmente segnato la fine della scuola per migliaia di studenti cremonesi, dalle elementari al liceo. Baci, abbracci, sorrisi, applausi e non mancano di certo le tradizionali firme dei compagni di classe su braccia, gambe e magliette da custodire gelosamente come ricordo. E poi, visto il caldo, qualche spruzzata rinfrescante con le pistoline d'acqua. A farla da padrone è però l'emozione. Un po' emozionante perché non vedremo più tantissime persone. Comunque noi cercheremo di tenerci in contatto sempre. Come si festeggia? Ci divertiamo, mettiamo la musica, beviamo, mangiamo. Abbiamo salutato tutti i professori ed è stato molto, molto toccante, diciamo. Comunque. Perché? Perché siamo stati 5 anni con questi professori ed è stato un po' triste appunto salutarli l'ultimo giorno, però speriamo di rivederli tutti i giorni qua in città così. E quindi. Come si festeggia adesso? Si va in discoteca oppure si esce con gli amici oppure si fa la cena di classe con i professori, fate quello che speriamo di fare. Come si festeggia? Abbiamo portato da mangiare, un po' di roba da bere, tanta musica, sempre cercando di non farsi beccare dai professori più severi e niente, si cerca di divertirsi il più possibile. L'ultima campanella però, proseguiamo le attività. Perché stasera in cortile Federico II l'Orchestra Sinfonica del Liceo Musicale suonerà alle ore 21 e in contemporanea abbiamo un altro evento che è la sfilata di moda alla Canottieri Flora. Quindi un anno impegnativo ma ricco di esperienza per i ragazzi e di attività positive. Festeggiano anche i professori? Assolutamente sì, l'anno è stato stressante per entrambi. E per gli studenti di quinta qualche giorno di relax e poi sotto con gli esami di maturità. Si studia, sì, sicuro. 19 e 20 sono gli iscritti e durante questa settimana si studia e poi gli orali non si sa ancora quando sono. Adesso bisogna iniziare a studiare, poi a metà di questo mese iniziamo.